sono Pupo e ben ritrovati ragazzi miei. Oggi siamo in un video veramente assurdo perché è una challenge difficilissima e non dovremo toccare il terreno per tutta la partita. Raga, allora io ve lo dico subito: se togliamo il terreno moriamo, quindi appunto finisce il video. Io ovviamente vado nel posto più difficile da fare perché voglio rendere questa challenge ancora più piccante, ancora più difficile ragazzi. Andiamo a Torri Bislacche. Torri Bislacche, sapevo tutti, c'è sempre tantissima gente, però ci sono molti edifici ragazzi, però ci sono molti edifici e ci potremmo anche avvantaggiare in qualche modo con, non lo so, magari troviamo un bel pompa, per esempio questo. Vabbè, cosa, oddio, non è un bel pompa. Si può atterrare ragazzi sugli edifici, quindi appunto negli edifici posso andare, o nel terreno di forte o nel prato, raga, veramente non si possono fare tantissime cose tranne appunto gli edifici. Posso andare dentro gli edifici ragazzi, e qua c'è pure un tipo, ok. Non vorrei morire, quindi... Oh mio Dio, gli ho tirato la stangata, poverino questo. Ok, vai, allora. Poverino, ok. Non posso andare, ragazzi, oltre questo edificio, quindi non devo toccare, non devo mettere piede, ragazzi, non devo mettere piede fuori, appunto, da questa struttura. Oh my god, ci serviranno tantissimi materiali. Io ve lo dico, boys, ci serviranno una quantità smisurata di materiali, ragazzi, che dovremmo appunto usare per questa challenge. Ma attenzione perché qua c'è un tipo e beh, non vorrei farmi prendere dalle granate. Eccolo lì. Ok. Per esempio ragazzi, non posso prendere questa sabbia. Ecco, non posso toccare questa sabbia che c'è qui, che vedete adesso. Però posso tipo andare su questo terreno qua, perché alla fine non è proprio il terreno di Fortnite, ma è quello di una struttura. Ovviamente si è distrutta, però comunque sempre un terreno della struttura. Poi se qua sopra dobbiamo fare molta molta attenzione. È qua sopra di noi oppure sotto? Non lo so, però beh, so che è qua comunque. Eccolo qua. Ci sono due che stanno fightando, ok. E questo qua mi sa che mi vuole venire ad uccidere. L'ha ucciso e l'abbiamo distrutto. Mamma mia, poverino questo, abbiamo tirato veramente un'altra stangata. Boys, cosa sta facendo questo game? Ok, attenzione perché abbiamo pure una R. Boys, io ve lo dico, adesso andiamo a uccidere questi. E beh, stiamo messi veramente bene in caso li dovessimo uccidere. Ok, non ci devono distruggere sotto ragazzi, se no moriamo. Ok, il tipo si sta curando. Ma quello lì cosa sta facendo? Fammi capire. No, adesso voglio veramente sapere quello lì cosa stavo facendo, ragazzi. Ok, qualcosa di molto molto strano, posso dire onestamente. Ci sono pure dei barattolini di slurp qua. Anzi, solo uno per la precisione. Quindi, sì, pure io che faccio parkour tra le strutture non è sicuramente la cosa più safe del mondo. Quindi andiamo dentro, boys. Andiamo dentro. Oh my god. Oh my god, io ve lo dico, sarà molto molto difficile. Due kill già start, molto buono. E tre kill volevo dire. Scusatemi. Ah! Ok, 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 ok. Attenzione. Altro 22, altro, ragazzi, sta facendo. Mamma mia, quanti 22 ho fatto? Ho fatto tutti i 22. Mi dissocio completamente da questa situazione. Medikit, siamo morti. Siamo morti, ragazzi, siamo morti. Siamo morti, ragazzi, siamo morti. Ok ragazzi, seconda chance, vediamo cosa riusciamo a fare. Questa volta siamo andati a sabbie sudate, quindi beh, prima alla fine era pure una bella partita. Il punto è che beh, siamo stati clean up, quindi beh, non è stata sicuramente la cosa migliore del mondo. Allora innanzitutto andiamo magari a pushare qualcuno. Vorrei andare a pushare qualcuno, anche perché alla fine abbiamo pure un pompa, abbiamo pure queste bellissime granate ad urto. Ma io vi ricordo come sempre la challenge che non si può toccare il terreno di Fortnite, tranne quello delle strutture. Appunto quello delle strutture si può, se no appunto se volete andare ragazzi un po' in giro, beh, io ve lo dico, dovete fare ponti, quindi sarà molto molto difficile appunto anche per questo. Però ci lanciamo questi splash che sicuramente ci aiuteranno. Mitraglietta silenziata alla mano e vediamo, boys, cosa riusciamo a fare. Ok, vai, un po' di parkour, boys, che non ci guasta mai. E andiamo dall'altra parte della... Ma scusatemi, ragazzi, ma l'ho visto solo io. La safe è tipo lontanissima, è lontanissima la safe, e non è sicuramente la cosa più bella del mondo. Quindi cerchiamo magari di fare dei ponti, ragazzi. Ma io ve lo dico, sarà difficilissimo, sarà più che difficile. Ma quante cure bomba sto trovando? Abbiamo già sprecato tanti materiali, ve lo dico subito. Però ne serviranno ancora di più, ragazzi. Ancora di più di quanti ne pensate per andare semplicemente magari, non lo so, lì quella casa lì, ragazzi, 250 metri. Cioè, devo spendere tipo, boh, 200...
strutture, 200 sì ragazzi, cioè veramente tantissime strutture. Infatti non dico che è difficilissima questa sfida. Ok vai, facciamo così, a posto. E allora, ok boys, dobbiamo andare in safe. Siamo 34 persone, io il terreno ancora non l'ho toccato fortunatamente direi. E lì ho visto dei cedini, li vorrei prendere ragazzi, ma purtroppo sono sul terreno. E come facciamo? Ok, allora possiamo fare così, possiamo fare questi ponti ragazzi. E ovviamente possiamo anche prendere, cosa che non vi ho detto, possiamo anche prendere le cars ragazzi, quindi le macchine, i furgoni ragazzi, possiamo prendere tutta questa roba qua. Vediamo se adesso riusciamo a prenderla. Esattamente raga, esattamente possiamo prenderlo, ma oh yes, ok, ce l'abbiamo fatta. Non abbiamo toccato il terreno perché per il momento stiamo toccando la macchina, ecco, stiamo toccando i freni o comunque ecco quello che è. Qui c'è il tipo ragazzoni miei e oh mio dio, fermi tutti che qua ragazzi è molto difficile ragazzi, non voglio sprecare tanti materiali anche perché non ne ho molti. E oddio, qua ci sono ragazzi, ci sono le assi qua, ci sono le assi, 50-50, nice, a posto. Oh my god, proviamo ad andare qua sopra ragazzi. Stavo cadendo, mamma mia ragazzi, se cadevo qua proviamo a uccidere questo. Qua c'è un bellissimo tipo, bellissimo fino a un certo punto. Ok, ho miscliccato. Bene. È qua dietro di noi ragazzi. Sta facendo gli scendini. Ok, l'abbiamo ucciso. My god. Ok, è stato molto molto difficile onestamente, perché ci ha lasciato la fila, 70 di vita, eravamo praticamente full ragazzi. Facciamo i nostri bellissimi ponti, che poi bellissimi sono fino a un certo punto, lo sappiamo tutti che sprechiamo sempre un botto di materiali. Ragazzi, ma quanto è difficile questa challenge, non ho mai fatto una challenge così difficile, non mi sono mai trovato in difficoltà. Non pensavo che fosse appunto così difficile ragazzoni miei. Allora, qua tra l'altro c'è pure un tipo sopra di noi ragazzoni miei, quindi bisogna fare molta molta attenzione. E sperando che se appunto se lo dovessimo uccidere avesse delle granate onda d'urto. Eccolo qua appunto. Si è subito fatto le cura bomba e... Dai, quante delle damage... Poi, prego, fatelo un po' di più. No, nel senso, cos'è la scoteca? Fammi capire. Adesso io voglio veramente capire, ragazzi. Ok, 72. Ok. Ok, attenzione, vai. Attenzione che questo qua vuole andare... L'ho distrutto. Il punto è che... No, no, ragazzi, non ho più materiali. L'abbiamo ucciso, però dobbiamo prendere tutti i materiali, boys. Ok, prendiamo tutto quello che ci serve. Va bene, boys. Ok, allora facciamo così e... Beh, c'è un blocco invisibile, non posso andare. Ragazzi, non so che dire qua, ma si blocca tutto qua, ma che cavolo è? Ma cos'è questa storia? Epic Games? Epic Games? Cosa stai facendo? Fammi capire. Ah, ok. Ma cosa sta succedendo questa partita, ragazzi? Non sto capendo niente. Qua non è successo niente. E bene. Ok, allora facciamo così, boys. Ci prendiamo queste, che il punto ragazzi che adesso c'è la safe. E la safe lo sappiamo tutti che è molto difficile da raggiungere. Saputo quando si devono fare i punti. Però abbiamo un bel po' di materiali, lo sappiamo. Dobbiamo sprecarli tutti in questo modo. Oh my god, stavo cadendo, meno male mi sono salvato. Mi sono salvato in qualche modo ragazzi, non so come, però mi sono salvato in qualche modo ancora. Oh mio dio, è molto difficile ragazzi, è molto difficile. Stiamo rischiando troppo e stiamo sprecando soprattutto tutti i materiali, ragazzi. Tutti i materiali li stiamo sprecando e non è sicuramente la cosa peggiore del mondo. Ma dov'è questa safe? Però attenzione, poi abbiamo i medikit. Abbiamo i medikit che ci potranno salvare. Abbiamo altre 30 e basta 40 costruzioni rimanenti, ragazzi. Abbiamo 40 costruzioni rimanenti. Non so se ci riusciamo ad arrivare in safe, boys. La safe è molto molto lontana. Onestamente è molto molto lontana. Però ce la potremmo fare comunque, boys. Attenzione, perché ce la dobbiamo fare sicuramente a 24 di vita, ragazzi. Ce la dobbiamo fare. Vediamo se qua c'è qualcosa. Non penso, ci prendiamo al volo il medikit. Vediamo se qua
Ok, allora qua posso andare sopra, va bene, perché non sto toccando alla fine il terreno. Andiamo qua sopra, così sappiamo che appunto non possiamo toccare il terreno. Bene, sta succedendo delle robe molto molto strane questa partita, ragazzi. Tra prima l'auto che si gira quando non la vedo, tra, ragazzi, troppe scene molto particolari, ok, troppe. Andiamo in safe, boys. Io ve lo dico, ragazzi, sto morendo, non ho materiali, devo per forza. Non ci credo. Queste sono la svolta, ragazzi. Queste sono decisamente la svolta. Facciamo così. Granate a onda d'urto. Ragazzi miei, ci possiamo salvare in qualche modo. Possiamo, vi ricordo, possiamo andare dentro i fiumi, ma non siamo arrivati dentro il fiume. Ok. 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 Vai. Proviamo, boys. Proviamo. Non sono morto di più. Qui lo possiamo prendere, ragazzi. Possiamo prendere. Appunto, possiamo fare così. Possiamo andare dentro però i fiumi, ragazzi. Questa è una cosa molto molto interessante. Non ve l'ho detto prima, però possiamo andare dentro i fiumi. E non possiamo però toccare, ragazzi. Non possiamo toccare il terreno. Attenzione, anzi, devo notare così perché rischio poi di toccare appunto il terreno quando vado in giù. Quindi cerchiamo di non toccare il terreno, ragazzi miei. Quella canna da pesca era molto molto interessante. Ho visto del loot. C'è del loot, ragazzi. Potrebbe essere la nostra svolta. Potrebbe essere la nostra svolta. Ok, attenzione. Non ci sono materiali. Ragazzi, dobbiamo stare per forza nel fiume. Possiamo stare solo nel fiume. Io non ho materiali ed è forse la partita più difficile che abbia mai fatto. Ok, attenzione, ragazzi. Attenzione. Non devo cercare di toccare il terreno, ma qua posso pure rischiare, anche perché va molto più in profondità rispetto a prima, ecco. Ci stanno pure sparando. Siamo morti, ragazzi. Siamo più morti che morti. Ve lo dico. Non ci può salvare niente, raga. Niente. Possiamo essere solo qua, raga. Cioè, è proprio bruttissimo. È impossibile vincere questa partita, ve lo dico io. È impossibile, a meno che magari, non lo so, ci spunta un airdrop dall'alto. Oppure, non c'è modo, ragazzi, ve lo dico io. Non c'è modo, punto. Siamo morti. Siamo decisamente morti. Devo andare a pushare questo. Anzi, mi pusha lui, grazie. Ma tanto sono morto, ragazzi. Vabbè, ragazzi, è stata una bella partita. Era più che impossibile. Onestamente avevo zero materiali. Purtroppo, ragazzi, non in arena non si fanno materiali. Quindi GG, bella partita. Ma siamo stati molto sfortunati, onestamente. Questo era tutto per il video di oggi. Io vi ringrazio per la visione. Ci vediamo in un prossimo video oppure in una prossima live. E come sempre, ragazzi miei, codice POWA se volete ricevere un regalo da parte mia. Inserite il codice POWA nel negozio oggetti. Mandatemi il video appunto su Instagram, che shoppate qualcosa con il mio codice e posso farvi dei regali. Se no, ragazzi, se non potete magari scaricarmi Instagram, abbonatevi al canale e li riceverete probabilmente dei regali il doppio più potenti, il doppio più belli, ragazzi, appunto. Potete decidere voi, tra l'altro, quando siete abbonati cosa ricevere. Vi ricordo, sono 0,99 centesimi. Io poi vi saluto, ci vediamo in un prossimo video e per una prossima live. Un saluto a tutti e sempre codice POWA. Bye bye.